Care compagne e cari compagni, le europee ci hanno detto che una sinistra nuova, unitaria ma autonoma, popolare, è possibile. Da allora però siamo stati afoni. Questa nuova sinistra non l'abbiamo praticata, non l'abbiamo fatta sentire. Dalle europee ci separano pochi mesi, certo, ma in un tempo in cui i processi politici sono sempre più veloci si è trattato di un silenzio assordante. E questo dobbiamo dircelo con chiarezza tra di noi. Ora, quello che noi dobbiamo fare, io credo, quello che siamo chiamati a fare, non è l'ennesimo espediente elettorale alla vigilia delle regionali. Non ci capirebbero e soprattutto non ci seguirebbero. Io credo che noi dobbiamo lavorare per mettere in campo un'iniziativa politica che con chiarezza affermi finalmente un punto di vista e una posizione che parli al Paese. Faccio degli esempi concreti. Sull'Afghanistan, dopo la tragedia che è costata la vita ai nostri soldati, che ha riguardato tanti civili, dobbiamo dire senza ambiguità che lì c'è una guerra ancora dopo 8 anni, che l'Occidente ha commesso molti errori e quindi che dobbiamo mettere in campo un exit strategy e che prevede il ritiro delle truppe da quel paese. Sull'immigrazione, che è uno degli aspetti più odiosi e violenti della politica del governo, dobbiamo sentirci impegnati fino in fondo per la riuscita, per il successo della grande manifestazione nazionale del 17 ottobre prossimo, manifestazione nazionale antirazzista a 20 anni dall'assassinio di Gerry Maslow, che un ampio cartello di forze ha convocato per quella data, per affermare i diritti, per chiedere l'abrogazione del pacchetto sicurezza e delle norme più odiose in esso contenute. Sul Mezzogiorno, un tema che è stato cancellato dal governo ma anche dal PD, che rischia di essere regalato ad un ceto politico che è tra i principali responsabili delle difficoltà in cui il Sud si batte, quello che in gran parte delle regioni lo governa, questo Mezzogiorno. E noi dobbiamo dire che invece il Sud può conoscere una prospettiva ed un futuro solo se è in grado di cambiare se stesso e profondamente il suo modo di governare. Se questo sapremo fare, io credo che il partito verrà e sarà qualcosa finalmente di utile e dove sarà bello tornare a lavorare.